Ciao, sono Paolo Grossi del Gazzetta di Parma. Volevo chiedere innanzitutto con quali aspettative arrivi e quali esperienze, quali sono le principali esperienze che ti porti dietro. Beh, le aspettative sono senz'altro quelle di cercare di impiegare il più possibile quel gruppo, perché comunque quando sei a gennaio un gruppo già formato e bisogna cercare il più possibile di entrare dentro in vari settori. Le aspettative sono anche quelle di poter dare un contributo, dare una mano, dare avere difficoltà all'allenatore e apprendere il prima possibile i meccanismi della squadra. Per quanto c'è da una domanda, ci dipende a te, per te non c'è nessun problema. No, non c'è problema, perché tanto quest'anno siamo passati quando era Lecce da livello 4 a livello 3, gli anni scorsi con Lecce sempre con le cani si passava anche lì alternare di difesa, quindi non c'è nessun tipo di problema. Ho visto che hai giocato metà delle partite, problemi di scelte tecniche, di infortuni, di... No, ho avuto all'inizio con Di Francesco delle problematiche, di livelli. Poi dopo ho avuto un mese di infortunio, che mi ha messo fuori anche 4-5 partite, e poi con l'arrivo di Cosmire, meno male, ho giocato con tutti quanti, quindi è stato un periodo un po' così. Provando un po' a descriverti con la massima obiettività che ti è possibile, quali sono le tue prerogative in senso positivo, che magari se hai qualche difetto o aspetti in cui tendi a migliorare? Beh, sicuramente bisogna migliorarsi, senz'altro sempre, anche se uno ritiene di avere difetti, non è vero, tutti quanti hanno difetti, quindi bisogna cercare di limarli e mettersi a disposizione e imparare il prima possibile il modo per migliorare questo difetto. Il modo migliore per apprendere queste cose è essere nell'umiltà, capire i consigli dell'allenatore e cercare di poter dare con le mie qualità quell'aiuto che possa servire. Alberto Perotto, TV Parma, buongiorno, ciao. Che idea ti sei fatto del Parma? L'ho chiesto anche ieri al tuo nuovo collega Okaka, insomma, che squadra hai visto da fuori in questa prima parte di stagione? Ho giocato contro con Lecce qualche mese fa, se non sbaglio. E la cosa che mi è venuta in mente comunque subito è lampante, che è una squadra che ha tanta qualità. Davanti a qualità può creare difficoltà a qualsiasi squadra della Serie A, dalla prima all'ultima. Bisogna cercare subito di fare dei punti, di fare di muovere la classifica, cercare di tenere più alto possibile il parco in classifica, tutto quello che aspetta. Michele Angella, Teleducato, buongiorno, benvenuto anche da parte mia. Ti chiedo se conosci già qualche compagno o qualche elemento che è nel Parma. Sì, qualcuno conoscevo, Santa Croce, ho fatto il settore giovanile insieme, quindi da tanti anni che ci conosciamo. E poi con Raffaele, Valdino, con qualcuno già che conoscevo. La seconda cosa che ti chiedo, venendo da una squadra che occupa una certa posizione di classifica, insomma spesso si sente dire ma il campionato per le ultime tre posizioni ormai è chiuso, insomma il Parma non deve guardarsi indietro. Tu che vieni da quel tipo di esperienza lì, cosa dici? Il campionato non è chiuso, Sampdoria è semi. E senz'altro posso garantire che sono andato via da Lecce con una squadra che hanno voglia di tornare su di punti e cercare di accorciare il più possibile con le squadre davanti alla classifica per potersi salvare. E quindi credo che non bisogna stare tranquilli, non bisogna stare sugli allori, bisogna continuare a macinare i punti il più possibile. Posto così? Ok, grazie.